Nella giornata mondiale dell'ambiente, istituita negli anni 70 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Comune di Napoli e Asia lanciano il progetto Olli, un sistema innovativo di raccolta degli oli esausti di origine domestica tramite unità mobili e punti di raccolta distribuiti in città. Il servizio al via nella prima e seconda municipalità è destinato ad estendersi su tutto il territorio e prevede la distribuzione di appositi bidoncini all'utenza e l'installazione di fusti stradali destinati alla raccolta dell'olio alimentare. Siamo particolarmente contenti perché oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Napoli, la città di Napoli, aderisce con un'azione molto concreta che si rivolge ai cittadini. L'azione è quella di raccogliere gli oli vegetali esausti, quelle della frittura da cucina, sono particolarmente pericolosi quando vengono buttati in maniera non appropriata. Con questo sistema noi estendiamo questa raccolta a tutta la città gradualmente, basta ritirare presso i punti di informazione, questo che voi vedete, questo secchiello comodissimo, perché una volta riempito poi si porta presso il calendario che verrà consegnato nelle nostre case, si porterà presso il modulo di raccolta mobile, si consegna il vecchio, si ritira il nuovo. Il corretto smaltimento degli oli esausti è un gesto semplice ma fondamentale per la tutela dell'ambiente. Un litro d'olio può inquinare uno specchio d'acqua grande quanto un campo di calcio e soprattutto nel terreno fa molto male, non bisogna metterlo nel water, insomma nel lavandino. L'olio esausto va recuperato a seconda una filiera virtuosa che poi nell'economia circolare, che è il tema anche del tema ambientale nazionale e mondiale, nell'economia circolare diventa altro materiale che può essere recuperato.